Hello guys, hello girls, good morning, how are you? Ciao ragazzi, ciao ragazze, buongiorno, come state? Prima di iniziare la nostra video lezione, volevo dirvi due cosine. La più importante è farvi complimenti per come avete lavorato finora e per come state lavorando in questa situazione un po' di emergenza. Devo dire, sono molto contento perché tutti comunque in qualche modo avete partecipato. Approfitto per dire a quelli che sono un pochino indietro con le attività di non preoccuparsi e di farle mano a mano, e man mano che le avete pronte me le mandate. Un'altra cosa importante è che, visto mancano ormai veramente poche settimane alla fine della scuola, vorrei chiedervi di tenere duro queste le prossime due settimane, finire alcuni lavori, alcuni argomenti che dobbiamo fare, e poi prenderci l'ultima settimana, ma anche gli ultimi 10 giorni, invece, per fare un ripasso generale, per chiarire dei dubbi se li avete, mettersi in pari eventualmente con delle attività. Ok? Detto questo, l'attività di oggi è principalmente sul libro. Tra un po' chiuderemo questo video, andremo sulla lavagna del computer e, con l'aiuto del nostro libro, finiremo il verbo can. Sono molte pagine, perché secondo me il verbo can lo avete tutti abbastanza chiaro, e quindi possiamo riuscire a finirlo in una unica lezione. Se vedete che il video, la video lezione è troppo lunga, come sempre potete fermarla e farla in più volte. Altra cosa molto importante: gli esercizi che faremo oggi non me li dovete inviare, per due motivi. Primo, perché ci sono diversi esercizi da fare, quindi sarebbero troppe pagine da fotografare e da inviare. Secondo, perché, essendo esercizi che facciamo sul libro, io la settimana prossima preparo un video con le correzioni, ve lo mando e voi da soli potete osservare ed eventualmente correggere gli errori, sempre ragionando sul perché avete, se lo avete fatto, sul perché avete fatto un errore. Ultima cosa, questo sì, prima di chiudere questa parte di video, questo sì invece è un esercizio per la prossima volta che mi dovete mandare. Mi dovete scrivere su Tibidabo 3 domande rivolte a me con l'utilizzo delle question words. What, where, who, when, why. Ok? Più o meno come abbiamo fatto per la storia di Eli e Dila. Dovete però questa volta essere voi, utilizzando le question words, a farmi delle domande. E io risponderò alle vostre domande con il video. Mi sembra di avervi detto tutto. Vi auguro un buon lavoro. And see you soon. Bye bye.